benvenuto nel canale Sports Today con le ultime notizie come punto il DS Campos è scatenato e prepara l'assalto. A rimetterci sono nuovamente i nerazzurri. Non solo Skriniar, il PSG tende un'altra trappola all'Inter. Bisogna ritornare ad un solo mese fa per poter vedere Milan Skriniar scendere a compromessi con il PSG. Il difensore slovacco ha, infatti, siglato nel finale dello scorso gennaio un precontratto che lo vedrà legato al fianco dei parigini a partire dal prossimo luglio. A differenza di Marotta e Ausilio, che non hanno neppure ricevuto una minima risposta da parte del classe 95, il direttore sportivo Luis Campos e la restante parte della dirigenza francese sono riusciti ad ottenere il sì dell'ex Sampdoria. Milan Skriniar andrà, infatti, a percepire nei prossimi mesi un ingaggio che si aggira tra i 9 e 10 milioni di euro a stagione più un ricco bonus alla firma, ma non è questa l'unica notizia che non fa stare fin troppo tranquilla l'Inter. Ad essere sinceri, il PSG punta a tesserare anche Colomboani in vista della prossima estate. Il classe 98 ha avuto un exploit nel periodo post-mondiale, al punto da aver già siglato la bellezza di 15 reti e 14 assist complessivi con indosso la maglia dell'Eintracht Francoforte, club a cui è legato sino a giugno 2027. Per tesserarlo, però, occorre come minimo una cifra tra gli 80 e i 100 milioni di euro. Con Manchester United e Bayern Monaco che, nel mentre, restano su di lui. E sapete, invece, chi sarebbe l'alternativa al giovane centravanti francese? Un altro suo connazionale, quale Marcus Thuram. Calciomercato Inter, il PSG ha già il piano B per l'attacco, pronto Thuram se salta Colomboani. Stando a quanto riferito dall'equipe nelle ultime ore, è Colomboani la priorità individuata da parte del PSG per il proprio reparto avanzato. Qualora però il loro assalto non dovesse andare a buon fine, i parigini sono già pronti a fiondarsi immediatamente su Marcus Thuram, altro obiettivo dichiarato della beneamata. Il classe 98 è, non a caso, stato ad un passo dal vestire la casacca nerazzurra già nell'estate del 2021, dove poi si infortunò e si prese Correa al suo posto. A distanza di anni, invece, il centravanti francese ha un contratto che lo vede legato al fianco del Borussia Mönchengladbach sino al prossimo giugno ed è perciò in scadenza. Oltre a Inter e PSG, c'è anche il Bayern Monaco che sta continuando a farci un pensierino su di lui. Cosa cambia da una maglia all'altra? È semplice. A Milano sarebbe una prima scelta, mentre a Parigi e a Monaco un semplice rimpiazzo. Ciò che fa gola, per l'appunto, è l'idea di poterlo tesserare a zero. In tal senso, Marotta e Ausilio vogliono provare ad averlo al proprio fianco a tutti i costi, motivo per cui attendono ancora una risposta sull'offerta quinquennale formulata nel dicembre scorso. Sempre restando in tema, ora, c'è anche un altro calciatore che interessa ai nerazzurri ed è sicuramente Tommaso Baldanzi. Colui che qualche settimana fa ha castigato i nerazzurri al Meazzanello 0-1 finale in favore dell'Empoli. Su di lui c'è anche il Napoli ed ecco che a dirci di più è stato proprio il suo agente. Pastorello a TV Play, Baldanzi monitorato da tanti top club. Valuteremo tutto a fine stagione. L'agente Andrea Pastorello, rappresentante di Tommaso Baldanzi, è intervenuto ai microfoni di Calciomercato. It, trasmissione condotta in onda su TV Play, dove ha parlato a proposito del futuro del proprio assistito. Noi, mi includo anch'io, ad oggi dobbiamo pensare a far bene di settimana in settimana. Dobbiamo rimanere concentrati su ciò che stiamo facendo, pensare a concludere la stagione con l'Empoli e successivamente tutto verrà di conseguenza. Attenzione, nessuno sta dicendo che a fine anno debba andare per forza via. Avremo tempo e modo di valutare il tutto assieme alla società e di capire cosa sia meglio per il futuro del calciatore. Lui è un grande talento, ma per andare via da qui occorre andare in un club superiore, senza nulla togliere ai toscani, e capire se c'è la possibilità di giocare. Occorrono delle valutazioni. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate e iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. We'll get on and go. I've never seen more men, more seen another man.
who has other plans too. I'm looking for somebody, or if there is just